Buongiorno a tutti. Come saprete, stiamo trasmettendo in streaming una stagione di concerti ogni settimana dal Castello Ducale di Allier. Anche questa settimana avremo un pianista ospite. Il pianista è Gabriele Casciano. Adesso facciamo qualche domanda, una piccola intervista a questo pianista per conoscerlo meglio. Il concerto sarà trasmesso sabato alle ore 18:20. E chi invece si troverà in zona potrà venire a vederlo di persona, prenotando alla biglietteria del castello. Gabriele, buongiorno, parlaci dei tuoi trascorsi musicali. Qual è stato il tuo percorso fino ad oggi? Buongiorno a tutti. Ho iniziato a fare musica all'età di 9 anni presso il centro Roberto Goitre, dove abbiamo principalmente fatto laboratori di musica d'insieme e dove ho appreso le prime nozioni musicali. Devo molto a quell'anno. Dopodiché, l'anno dopo, ho iniziato a seguire anche i corsi di strumento nella stessa scuola e all'età di 11 anni ho poi deciso di frequentare le scuole medie indirizzo musicale e ho frequentato così 3 anni presso la scuola media Caduti di Cefalonia di Torino. E all'età di 14 anni ho iniziato invece a prendere parte presso il liceo musicale e il conservatorio di Torino. In realtà la mia passione per la musica è nata però qualche anno prima, per diversi motivi. Principalmente direi una bravissima maestra alle scuole elementari che ha cercato davvero di trasmetterci l'amore per la musica, ci portava a teatro, insomma, abbiamo avuto modo di avvicinarci alla musica classica e non solo, naturalmente. Ma anche grazie alla presenza di un pianoforte verticale a casa dei miei nonni, che è da sempre è stato, come posso dire, oggetto di grande attrazione per me, sin da quando ero veramente piccolo. Molto bello il tuo racconto. Questo dimostra quanto sia importante per dei bambini piccoli ricevere i giusti stimoli per la formazione. E Gabriele, tu sei stato fortunato in questo senso. Adesso raccontaci, io lo so, ma raccontalo ai nostri ascoltatori, qual è stato il tuo percorso scolastico da quando hai cominciato a studiare seriamente fino ad oggi? Durante il mio percorso ho frequentato il liceo musicale Camillo Benso di Cavour della mia città e parallelamente il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, dove ho studiato per praticamente 10 anni fino all'anno scorso, anno della mia laurea, con lei, Marina Scalafiotti. Al momento sto per iniziare il secondo anno di master, sempre in pianoforte, presso il Conservatorio Fiammingo di Bruxelles, nella classe di Alexander Magyar. Bene, Gabriele, adesso vorrei chiederti qualcosa che di solito un non musicista chiede a chi fa il musicista. Perché suoni? Approfitto di questo per rivolgere ai nostri ascoltatori anche una preghiera. Se aveste delle domande, delle curiosità da rivolgere ai partecipanti, segnalatelo sui commenti, così nelle prossime interviste potremo chiedere loro quello che vi preme sapere. È difficile rispondere perché è difficile a volte tradurre in parole delle sensazioni che possiamo provare all'ascolto di un brano o mentre suoniamo un brano. Alla fine penso che diciamo, la questione riguardi davvero tutti, anche i non musicisti, ma tutte le persone che provano una sorta di emozione di fronte a un'opera d'arte, che può essere di tipo visivo, di tipo poetico, letterario, di tipo cinematografico, di tipo musicale. E si tratta sempre insomma, di provare una sensazione, un sentimento di fronte a un'opera d'arte. Per quanto mi riguarda, ci sono 3 motivi, ce ne sarebbero molti altri, ma prima di tutto la bellezza della musica in sé. Abbiamo veramente un patrimonio musicale enorme, sia di genere classico, sia di genere popolare, jazz, di ogni tipo di genere. E anche all'interno dello stesso genere abbiamo una varietà talmente grande che è difficile non trovare, diciamo, il pezzo che in quel momento risuoni con noi. Questo almeno è quello che capita a me. La seconda motivazione è
abbiamo di sicuro una responsabilità in quanto musicisti, che è quella di tradurre in suono e quindi rendere accessibile una fonte scritta, un codice, che è stato composto in un determinato momento da una determinata persona con determinate caratteristiche. E quindi la nostra responsabilità è di tenere in considerazione tutti questi fattori e cercare di suonare in modo da appunto far passare a chi ci ascolta il messaggio che quel brano in sé, quel compositore, aveva da dire. Però allo stesso tempo abbiamo il grande privilegio di poter esprimere noi stessi attraverso i brani di altri compositori, per esempio, e attraverso i brani che suoniamo generalmente, perché possiamo esprimere noi stessi anche attraverso l'improvvisazione, attraverso la composizione individuale. E quindi insomma la musica è mezzo di espressione. E la terza motivazione, ci ho riflettuto da poco, e in realtà la musica mi ha davvero accompagnato in ogni fase della vita, perché sì, è vero che ho iniziato a suonare a 9 anni, ma è da sempre che ascolto musica e che provo piacere nel farlo, sia classica sia di qualunque tipo. Quindi in un certo senso è qualcosa che mi ha visto crescere. Potrei quasi paragonarla anzi, a un membro della famiglia, a un amico, a una qualunque persona che mi sta vicino, ed è qualcosa su cui so di poter contare, qualcosa che so che c'è, e che nasce anche da me, ma che in un certo senso mi accompagna, una sorta di rifugio, e penso sia così per molti musicisti, ma non solo. Allora Gabriele, adesso raccontaci quale sarà il programma per il tuo concerto e perché lo suonerai in un determinato ordine, ma dacci qualche informazione più dettagliata. Se poi dopo vorrai suonarci qualcosa, noi saremo ben contenti di avere un piccolo assaggio. I brani che eseguirò per il concerto del 31 agosto sono molto importanti per me per motivi diversi. Il primo brano sarà il Notturno di Respighi, ed è un brano a cui sono molto affezionato perché ho già suonato diverse volte in passato, lo studio da quando sono più piccolo, e ho deciso di inserirlo nel programma sia per la sua bellezza, che mi ha colpito sin dalla primissima volta che l'ho ascoltato, sia perché è un brano che mi ha sempre messo a mio agio. Quindi è normalissimo, e chi fa concerti lo sa, insomma chi però non ha ancora magari l'abitudine al palco, ma chi la sta piano piano avendo esperienza dopo esperienza, è molto comune durante le prime note essere un po' agitati, essere un po' in ansia, un po' preoccupati, perché si vuole chiaramente fare del proprio meglio, e quindi secondo me è molto importante iniziare un concerto con un brano che in un certo senso metta a proprio agio chi lo suona, e possa allo stesso tempo anche essere un brano di apertura e di quasi di saluto, un brano di accoglienza verso appunto per chi invece ascolta dal pubblico. Mentre il secondo brano sarà la Sonata di Beethoven, opera 90, che per me è un brano relativamente nuovo ed è la prima volta che eseguirò in pubblico. È una sonata che mi piace molto perché è compatta, infatti è formata da solo 2 movimenti, però mi sembra davvero che il contenuto ci sia molto da dire tramite questa sonata, e infatti anche questi 2 brani, questi 2 movimenti, sono di carattere contrastante. Il primo ha un carattere molto, se vogliamo, forte, anche se non mancano momenti di dubbio, di insomma di ansia, di sensazioni un pochettino più diciamo meno concrete. Mentre il secondo brano è invece più carezzevole, morbido, si apre con questo tema molto cantabile, quasi di ispirazione lideristica, quindi trovo veramente che sia una sonata molto interessante, sia dal punto di vista pianistico, didattico, sia dal punto di vista contenutistico per chi l'ascolta.
L'ultimo brano sarà invece la sonata di Liszt in Si minore, uno dei più grandi capolavori del repertorio pianistico, che ho avuto l'onore di lavorare quest'anno. All'inizio, quando appunto ho deciso di studiarla con i miei insegnanti, ero molto spaventato perché sicuramente è un brano che presenta notevoli difficoltà, e soprattutto se studiata, diciamo, in un momento di crescita, non è facile, ma la sua bellezza mi ha spinto a cercare con tutti i miei sforzi di vincere le difficoltà tecniche, e trovo sia uno dei brani più belli per il repertorio pianistico, proprio per la sua varietà. E poi un brano in tempo unico, molto lungo, della durata di circa mezz'ora, e quindi ognuno può immaginarsi una storia. Ci sono anche delle storie che possono aver ispirato Liszt, che comunque possono aiutare l'ascoltatore a immedesimarsi e immergersi in un mondo più fiabesco, se vogliamo, o comunque più di immaginazione. Anche questa sonata è animata da sezioni molto, molto diverse tra loro, quindi penso sia un brano molto interessante, e sono molto contento di averlo studiato e di suonarlo per voi. E ora avrei piacere di suonare per voi un piccolo brano, la prima Kinderzenen di Robert Schumann. Il titolo in italiano è Da paesi e uomini stranieri, che è un brano molto significativo e rappresentativo per me, in quanto l'ho suonato in momenti importanti della mia vita. E colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutta l'organizzazione di questi eventi, quindi di questi concerti al Castello di Aglie, in primis Marina Scalafiotti e lo staff di Telemasterclass.